Abbiamo fatto un percorso in Versilia alla ricerca del tordello. Il tordello per noi versiliesi è qualcosa che fa parte del nostro DNA. È un prodotto anarchico, non esiste una ricetta codificata del tordello. Il tordello ricorda un po' la nostra infanzia, la nostra nonna, la nostra mamma, ricorda quel ragù che, come tutti i ragù, non hanno una ricetta ben precisa. E siamo andati a cercare i tordelli e vedere le tre diverse espressioni del tordello in Versilia. Partiamo con il primo tordello che abbiamo assaggiato, è il tordello del pastificio Lavorini a Querceta, siamo proprio nella piazza di Querceta. Un tordello piacevole, molto delicato, quindi una sfoglia tirata molto bene, un ripieno fatto di tre carni ben amalgamati, non troppo invasive e non troppo aromatiche, è un tordello che si sposa perfettamente con il ragù. L'altro tordello degustato è il tordello di Franceschi, con negozi in zona campo di aviazione e un altro nel centro di Viareggio. Questo è un classico tordello importante, un tordello con una sfoglia molto, molto alta, un ripieno con note e sensazioni di timo importanti. Con il ragù però vanno a smorzarsi e troviamo appunto un'armonia nel tordello. Quindi è un tordello, a differenza del tordello di Lavorini, molto molto più impegnativo. Ed infine parliamo del tordello del pastificio Palmerini, che si trova nel comune di Camaiore, precisamente nella frazione di Capezzano Pianere. Questo è un tordello che abbiamo trovato abbastanza equilibrato, quindi è una via di mezzo tra il tordello importante di Franceschi e il tordello estremamente delicato del pastificio Lavorini. Qui troviamo appunto una sfoglia ben fatta, un ripieno senza troppe note predominanti, sia nella parte aromatica sia nella parte della carne. Quindi un tordello che è poi una via di mezzo, un sunto tra le due tipologie di tordelli assaggiati. Chiaramente noi non abbiamo voluto dare un voto, un giudizio, un podio al tordello migliore della Versilia. È stato così, diciamo, un gioco, andare a cercare tre tipologie di tordelli tra quelli più venduti e consumati e apprezzati nella nostra bella Versilia. Chiaramente ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno di noi va a cercare il tordello che più gli ricorda, come dicevo all'inizio, la propria infanzia. Quindi il tordello è bello perché il tordello è una cosa che fa parte di noi stessi. Thank you.